stagione c'è quella di Scelzi, che a me sembra sia questo finale stagione sia protagonista. Lui è una, in particolare anche oggi, con due o tre grandi da parte. Ma lui è in prestito, si parla di nuovo del prestito, si è riscattato, no? C'è un altro portiere che la Roma ha preso come vettura di classe. Ecco, se puoi spiegarmi un po' qual è la tua posizione sul portiere della Roma del futuro, in particolare se, come risulta a me, tu vorresti la conferma di Scelzi. Intanto, tra le tante situazioni di dubbie, tante tante non ce ne sono, ce ne sono poche. C'era di almeno tre. Beh, sono tre su 25 su 20 giocatori, tre sono, cioè, ce ne hanno tutti, ce ne hanno di più. Lucas vuole rimanere in tutte le maniere. Szczęsny stiamo parlando perché lui vuole rimanere. Però poi c'è una società, c'è una trattativa da fare, per cui bisognerà vedere gli sviluppi, ma si incanalano tutti e due nel migliore dei modi, perché quando ti dico io non voglio tornare a casa, voglio rimanere fuori, tu farai le tue forze, ma anch'io faccio le mie, però già avere il consenso dei calciatori ti mette nella posizione comoda. Poi noi abbiamo delle possibilità per quanto riguarda il portiere della Roma, delle possibilità, Saladin ha già preparato delle possibilità. Per cui prima si vive questa situazione e si lavora questa situazione in base a quello che ci viene risposto, poi in base a quello che gli viene risposto lui ne porterà dentro altri ragionamenti, però il portiere terzo. Dimmi, scelgo un po'. Scelgo. Sciamani ha già detto che lo vuole riscattare. Ci vogliono soldi per riscattare tutti questi. Ci vedono del poteraccio. No, però. e comunque Szczęsny per riscattarlo ce ne vogliono parecchie. L'Arsenal non so se mi rilascia. Non concordato prima. Si è detto lo sa quanti sono. Saladini lo sa. Sì. Si è detto che lo vuole scattare sapendo la cifra, non c'è. Sì. Basta frugarsi. Basta, è giusto. Dacci una mano per 60. Grazie.